quello? Sì. Oh, benissimo. Allora, carissime amiche, carissimi amici, siete ancora zero. Dai, arrivate su. Abbiamo mandato un tweet. Adesso arrivate? Certo, è domenica alle 9:30. Dice, ma che cosa vuole questo? Ecco, cominciano ad arrivare. Allora, aspetta che mi inquadro, ecco, rivolgo l'arma contro di me. Buongiorno a tutti, carissimi amici, benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con... Dov'è che siamo? A Sant'Agostino Ferrara. Sì, siete... cioè provincia di Ferrara. Siete collegati in diretta con Sant'Agostino, in provincia di Ferrara, in una piazza non meglio identificata. Del municipio. Piazza del Municipio. Da qui parte la seconda giornata, del tour che si intitola Voce all'Emilia Terremotata. Ecco qui, magari qualcuno di... Ma ieri c'era uno streaming? No, ieri non c'era. Comunque, ieri c'è già stata una giornata con altre tappe, diverse da quelle ovviamente che faremo oggi, con tantissimi attivisti, parlamentari, cittadini di tutti i tipi e di tutte le razze, Comitati. comitati, eccetera, e sono andati in giro per tutta una serie di città. Mentre oggi andremo, chi lo sa? Oggi il tour è partenza da Sant'Agostino, Ok. poi dopo andremo finale Emilia, dopo a Mirandola, poi Crevalcore e infine ci troveremo tutti a Soliera a concludere. Oh, bene, è arrivata qui. Ciao, chi sei? Come ti chiami? No, non Elisabetta. scappare. No, no. Dì il tuo nome, il tuo nome. Elisabetta, Elisabetta, Elisabetta. Elisabetta. Allora, ecco le tappe, inquadriamole subito. Esatto. Ecco, ieri 14 dicembre hanno fatto Moglia, Rovereto, Cavezzo. Invece oggi faremo Sant'Agostino, dove siamo adesso, poi Finale Emilia, poi Mirandola e poi Crevalcore e infine Soliera stasera. Questo è il programma di oggi. Siamo in attesa che arrivi il pullman con tutta una serie di cittadini eletti da tutte le parti, Senato, Camera e chi più ne ha più ne metta. Oh, ma vedo che c'è una telecamera, andiamo a inquadrare questa telecamera, vediamo chi è. Buongiorno. Vedo che c'è il simbolo della RAI, quindi sarà la RAI. Eh sì, c'è il simbolo della RAI. Buongiorno. Siete di Rai 3? Sì. Resto del Carlino QN io. Ah, Resto del Carlino QN, che vuol dire? Quotidiano nazionale, il resto del Carlino. Ah, ok, ho capito. No, conosco il nome del Resto del Carlino e anche la storia, come è che hanno inventato questo nome, ma non sapevo che ci fosse Ciò QN che alla resta fine. del Carlino, potremmo dire oggi. Ciò che resta del Carlino. Sono Bene. io E oggi. lei, l'unica esemplare vivente? Qui sì. Ah, qui sì. La Cristina è il nostro riferimento per Cristina Romagnoli, è una giornalista che ci segue Sant'Agostino da tanto tempo, anche col terremoto, ci ha dato un'occhiata, non ci ha mai fatto mancare nulla. La nostra piccola visibilità, non tante, però va bene, insomma, non è una grande megalopoli Sant'Agostino, ma ci siamo anche noi, in qualche maniera ci siamo Ma anche noi. quanti abitanti fa Sant'Agostino? 7.000 circa. 7.000 circa e qua ci sono stati dei danni dopo il Danni, terremoto. qui è stato un delirio. Ah. Il comune, la prima scossa è stata terribile, si è accasciato il comune, E rimane giù. anche Ah, questo eccolo qua, cos'era? vedete che ancora purtroppo siamo in queste situazioni, Sì, piano piano sì. si arriverà a metterla a posto anche Anche questo. la chiesa, La insomma, vedo chiesa, le che... scuole sono inagibili, tutte e due, però hanno fatto benissimo perché hanno costruito una nuova scuola, un'altra area lì in fondo, in classe A, bellissima, già di nuova struttura, e in qualche maniera ha tamponato il Ci sono problema state del terremoto. vittime qui? Due vittime. Due vittime. Tre per la precisione, due alla Sant'Agostino e una alla Tecopress. Due operai sui forni che purtroppo Il signore abbiamo recuperato. dietro della Polizia Municipale dice quattro. Quattro Oltre vittime. ai tre in fabbrica è morta anche una signora di 100 anni nel suo letto che gli è caduta in testa una pietra del solaio. A 100 anni. Poveretto. A 100 anni, poverina. Ha cavato 100 anni per Ha morire in modo così passato due atroce. guerre e è morta con una pietra in Con una testa. pietra in testa. Quindi purtroppo sono quattro. Quattro. La ringrazio. Prego. Grazie mille. Buona giornata e buon lavoro. Bene, allora scusa, io mi chiamo Salvo Mandarà, puoi ripetere il tuo nome? Sono Cristina Cristina Romagnoli, Resto del Romagnoli, Carlino, Resto del esatto. Carlino. Bene, bene, bene. E quindi, ma ci segui in tutte le tappe? Oppure E solo noi qui? vi seguiamo anche con la parte modenese, io Sì? sono qua per la parte ferrarese, Per la parte ovviamente. ferrarese, ho L'unica tappa è capito. questa, quindi sono qua. Bene, Insomma, per bene. capire cosa siete venuti a fare, cosa ci raccontate e perché. E perché? Beh, perché credo che l'abbiate già capito, no? Sì, Anche perché perché c'è... l'abbiamo già capito, poi insomma si tratta di capire perché in questo momento, non 6 mesi fa, non 3 mesi fa, insomma, siamo curiosi Perché? di capire le Ma questo tempistiche. io posso dare una mia interpretazione. Io non sono un esponente, cioè non sono un eletto, sono un reporter per caso, così mi Sì. autochiamo, mi autodefinisco. Credo che, cioè, il tempo è uno dei nostri peggiori nemici. Perché
hanno fatto anche tante attività. Hanno fatto tante attività, per esempio sono stati nella Terra dei Fuochi, sì, che purtroppo, anche se per motivi diversi dal terremoto, però c'è gente sì, che muore e serio, che continuerà a morire. Certo. Almeno qui c'è stato il terremoto, è stata una cosa catastrofica in un momento. Guarda, ti voglio dire questa cosa perché io qui ci vivo e quindi anche io sto con la casa sul cratere, sull'epicentro di quel terremoto. E, il terremoto è stato il 20, è stato il 29... Il terremoto è ancora per noi che abitiamo qui, cioè le conseguenze saranno decennali e le viviamo tutti i giorni, c'è ancora gente fuori di casa, ci sono ancora fabbriche a terra, per cui anche noi non ci sentiamo di circoscrivere questa catastrofe che è accaduta qui, non è circoscrivibile nel tempo per quanto ci riguarda, certo. Insomma noi avremo ancora un bel po' da lottare, dei negozi hanno chiusi, altri stanno risollevandosi, insomma c'è un lavorio che non finisce con un anno dal terremoto, un anno e mezzo, 2 anni, andrà avanti per molto tempo, segnerà anche il nostro futuro, perché quando si tratterà di ricostruire bisognerà farlo in modo da essere più certi, essere più sicuri, essere una comunità migliore e quindi si prevede confidiamo anche per noi un lungo lavoro. La chiaramente lunga. I problemi sono diversi, la Terra dei Fuochi ha il proprio e noi abbiamo questo, certo. Sono ugualmente dignitosi. Ma sono stati anche no? A Taranto, all'Ilva per il discorso, cioè vuoi dire purtroppo, ecco, guarda, dobbiamo dire questo, che in Italia non ci manca niente. Ce n'è quanti ne vuoi, esatto, se esatto. Guarda, essere onesti, forse uno per provincia è ancora poco, ancora insomma, poco. Di tema critico. Sì. Benvenuti, va bene che siate anche qua, noi qua ci siamo tutti sempre giorni. Stati. Certo. Ci saremo per il futuro. E ci saremo per il futuro, ci saremo sempre. Va bene l'apporto di tutti. Non possiamo mollare assolutamente, no. Assolutamente. Bene, siamo qua. È stato un piacere, buon lavoro. Grazie. E magari ci rivediamo sì. Almeno fin quando saremo qui nel tuo territorio. Grazie infinite. A dopo, grazie. Ciao. Ciao. Allora andiamo a vedere, intanto vi presento un cagnolino a 5 stelle, guardate che bello, è un cane stupendo, siamo già amici, si chiama Ken. Ciao Ken, vieni qui, e questa è la sua padrona. Ciao! E come ti chiami? Giovanna. Giovanna, bene, Giovanna e Ken, guarda è Giovanna proprio stupendo Ken, questo cane, guardate che bello, è vispo, è proprio perché è giovane, e vedi c'è anche il movimento, proprio il simbolo, stupendo, vieni qua. Un cane a 5 stelle. Vieni qua, fatti fare una carezza. Bene, poi vediamo. Ah, ce n'è un altro di cane a 5 stelle lì. Questa è la... Ah, magari no, non è un cane a 5 stelle lui. Come si chiama questo cagnolino? Non ha il marchio. Come? Non ha il marchio. Non ha il marchio. Come si chiama questo cane? Va bene. Quindi, ecco, qui c'è la fondazione con le stelle di Natale. Bene, bene. Allora, chi è che ha voglia di dire qualcosa? Qualità di grill, essenze di Ferrara. Ciao, quanti quello sono che vuoi. Online? Ancora sono pochini, ragazzi, è domenica mattina, sono 11. Sono 11. Un caro saluto ai nostri 11 seguaci. No, però c'è da dire una cosa, che adesso sono 11, ma poi la registrazione verrà vista da centinaia di persone. Quindi ecco. Silvia. Buongiorno. Buongiorno. Raccontaci un po', tu sei proprio di questa città o... No, io sono di Ferrara. Di Ferrara. Sono dei grill estensi. In movimento, in attesa di certificazione, siamo venuti a salutare i nostri amici di Sant'Agostino, a portare la nostra vicinanza e un po' di calore. Che non guasta, perché non fa guasta. Un freddo che ci si spacca qui. Ma chi è che ha un termometro? Quanti gradi ci sono in questo momento? Non so, ma pochi, vero? Ci ma siamo sopra o sotto? No, io dico sono sotto. Lui è di Sant'Agostino, uno o due gradi. Dai grilli estensi pure lui. Allora, quanti gradi abbiamo secondo te? Ma qua? Credo due, no? Due, sopra, zero? Sì, sì. Due sopra? Dai che c'è l'umidità. È umido. È umido, infatti. Ciao, Beddo. Allora, ma tu dove sei? Di Catania? E da quanto tempo sei da queste parti? Un anno e mezzo. Ah, poco. Forse te l'ho già fatta queste domande, sì, come ti ho visto sì. L'altra volta, vabbè. Repetita Juvent. Non ti preoccupare. Che fai di bello a Ferrara? Magari, cosa faccio di bello? Di bello dice un cazzo. Di bello niente. Un cazzo, sì. Okay. Bello nulla, assolutamente nulla. Alla perenne ricerca. Alla perenne ricerca. E come mai sei capitato proprio a Ferrara? Per colpa sua. Inquadratela. È tutta colpa tua? È colpa mia. Ho capito. E c'è sempre una colpevole, sempre di solito. Sempre. C'è sempre. Va bene, senti, allora in bocca al lupo e crepi il cacciatore. Assolutamente. Ciao. Ciao. Ciao.
Allora, qui piano piano alla chetichella. Il parlamentare di... Il nostro parlamentare. Ah, ciao. Mi dicono che sei un nostro parlamentare. Io non vi conosco tutti i 160. Sì. Chi sei? Michele Dell'Orco. Ah, il nome lo conosco, Carlo. Forse abbiamo anche parlato al telefono. Eri sul tetto per caso? No. Ero sotto che guardavi. Eri sotto che guardavi. Okay. E allora che notizie ci porti da Roma? Da Roma adesso è in corso la legge di stabilità e si parla anche di terremoto, appunto, e noi abbiamo fatto le nostre proposte, io Ferrarese e tutti gli altri Emiliani, aiutati da tutti gli altri parlamentari. A inquadrare, guarda, inquadriamo il pullman che è arrivato, eccolo qui, guardate che bello. Ragazzi, fa un freddo che veramente ti taglia in due. Eccoli qua. E quindi adesso si parte, fra poco ci infiliamo dentro il pullman, però torno dal... dove è finito? Dove è Michele? Eccolo. Scusami, di solito non è che faccio così, però era bello fare l'inquadratura del pullman in arrivo. Scusami, continua. Il pullman che tra l'altro io ho perso, per questo sono arrivato in macchina. Ah, ok. No, abbiamo fatto le nostre proposte, sia per le imprese, per i cittadini che vivono ancora in moduli provvisori, dopo un anno e mezzo dal sisma. E quindi adesso attendiamo, le nostre proposte come al solito sono in campo e ci aspettiamo che soprattutto il PD che governa questi comuni e questa regione faccia qualcosa e ce le approvi, se non gli va bene che proponga delle modifiche ma che si faccia qualcosa di concreto, tutto qua. Ok, va bene, ti ringrazio, ci rivedremo sicuramente sul punto. Sì, ecco, chiedo a qualcuno che ha un po' di follower su Twitter o su Facebook, potrebbe ritweetare il link così magari arriva più gente? Adesso dai, chiedo un po' ai ragazzi di... Vai! Ciao, Vander! Cioè, chi è che parla di queste cose? Era Michele, mi hai detto. Ovviamente. Il mitico Michele. Se tu vai sulla mia bacheca di Twitter, c'è il mio tweet dove dico, fra un minuto c'è il link. Sulla mia nostri canali. E sulla mia come si mette? Sul mio, che 5.000 video su Facebook? Anche su Facebook. Se tu vai sul mio profilo di Facebook, fai condividi. C'è il mio annuncio su Facebook, sto cominciando con una diretta, fai condividi, dice ragazzi venite a sentirci. Madonna mia che freddo. C'è il cane a 5 stelle, guarda il cane con la spilletta. Sì, l'ho visto, l'ho già inquadrato prima. Ecco, in chat ci dicono date i soldi ai terremotati, non agli F-35. Ecco. Lo dice Dom Palafri, Domenico. Poi dicono, vabbè, presentazioni. Ciao, salvo Pietro da Castel di Judica. Ma Castel di Judica non è dalle nostre parti? Infatti. Poi tu c'hai i guanti anche? No. E allora mi vedi la chat? Ah, basta, non c'è altro. Allora tirala di nuovo su, così poi in automatico si aggiorna. Perfetto. Grazie mille. Guardate quanti parlamentari! Wow! Cacchio, sono tanti, Grande Alberto, ciao, ciao Vituzzo, ciao, benvenuti, ciao a tutti, benvenuti, Ti trovo ovunque, io sono ubiquo, ma noi ci siamo visti da ieri, ciao GPP, buongiorno, benvenuti, versione invernale, minchia, fa un freddo che ci si schiatta qua, la nebbia, posso farti una foto? Certo, vai, fammi una foto. Ma sei in diretta? Certo che sono in diretta, ma che domande fai, Giampaolo? Mi conosci da un anno? Vedo con l'aspersoio. Io sono sempre in diretta, Ciao. Chi è che mi ha chiamato? Io. Tu, ciao. Sì, perché ti ho visto tante volte in diretta. Più che gli F-35, evitare di fare l'autostrada, evitare di fare l'autostrada Cispadana e dare i soldi ai terremotati che ancora non ne sono arrivati. Assolutamente, ma 1.300.000.000 di euro per un'autostrada che non servirà a nessuno. A nessuno. Giovanna, era freddo. Salvo, ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Tu? Bene. Paolo non c'è? Sempre bello vederlo. Ma adesso partiamo, vero? Ma ci infiliamo nell'autobus adesso oppure andiamo in giro a piedi per la città prima? Ma
Che dico, io qui sinceramente non è che c'è... Ma tu c'eri ieri? No, io no. Non ah, quindi non sai com'è? Sono più di... Ok, ok. Mistica, che freddo, ragazzi. Ma come tu c'eri ieri? Quindi sai come si svolgono le tappe? Ieri non c'ero, io oggi sono. Ma adesso che facciamo qua? Andiamo a piedi in giro per la città? Sì, poi si fanno un evento tipo, cioè si parla con la gente e poi si va a finale. Ogni tappa si parla con i cittadini. Ok. Si incontrano i comitati, si incontrano i cittadini. Oh, ma qua mi scrivono, non si sente niente. Vito, com'è che non si sente niente? Scusa, che dici? Dai, non scherziamo. Del municipio per chiudiamo il piego la tarde, poi il resto di scuole, la chiesa, andiamo, c'è qualcuno che ha il megafono? Con due passi poi ci abbiamo un incontro. Scusate, Paolo non c'è? Paolo chi? Bernini. Dovrebbe arrivare. In moto dovrebbe arrivare. Ah, sempre in moto che gira. In moto addirittura. Madonna mia. Si è perso nelle campagne. Ah, male, piacere, c'è un video giocando. Ho visto io sul treno con Paola. Ah, sì, sì, sì. Poi sì, a Riccione, mi sono fatto. Sì, sì, sono a Riccione. Come sta bene col cappuccio? Allora, com'è andata, Mario? C'eri anche ieri tu? Sì, sì. Com'è andata ieri? Ma una sala immensa, pienissima, gente in piedi. Ma poi un'attenzione politica incredibile, cioè addirittura a un certo punto si parlava di termini tecnici del rifiuto, zero waste, e la gente partecipava, una roba incredibile. Quello che diciamo sempre, no? Stiamo cambiando il modo di partecipare delle persone alla politica, e quella è poi la rivoluzione vera, quindi siamo sulla buona strada. Tra l'altro in terra rossa, quindi ce li stiamo mangiando a poco. Rossa che una volta era rossa, ma ormai il colore non si capisce più. Cioè, questo, il rosso non esiste più in questo paese. Quindi è diventato arcobaleno, la pace. Ma nemmeno. Ormai è un colore che è più sul, come fosse sul marroncino tendente al fanghiglia, diciamo. Questo è un po' il colore in cui si è trasformato. Bene, bene. Quindi tu anche tu eri già qua ieri sera tu? Ieri sera ho fatto una serata, un pomeriggio a Fano, dalle 5 alle 8. Sì. Dopodiché gli attivisti di Fano mi hanno portato a Riccione, nella sala gremita di Riccione. È stato un momento fantastico comunque, un bel momento di partecipazione, molto molto attivo. Riccione è una città attivissima e oggi è bellissimo invece dare la possibilità, insomma, di dare voce effettivamente all'Emilia terremotata, anche perché da un irpino me lo sento anche un po' come un dovere personale. Assolutamente. No, invece io ieri sono stato a Tivoli e per la prima volta da tanto tempo è successo che c'erano più persone in sala che in streaming, che di solito è al contrario, le sale non sono pienissime. Invece ieri c'era una sala gremita, bellissimo. C'è stato un convegno c'era Salvatore Tamburro e Antonio Pimpini, abbiamo parlato di economia, di debito, eccetera. Venerdì mattina, sì, all'incontro. Esatto, stesso argomento. C'era una sala gremita, io avevo 80 persone in streaming, ma lì ce n'erano di più, proprio fantastico, è stato veramente bello. E poi di corsa per prendere il treno per venire qua, sono arrivato ieri alle 22:15, ho rischiato di perdere la discesa, perché ho intervistato, c'era una signora stupenda, che ho fatto il video, seduta di fronte a me sul treno, che fa vestiti di alta moda con materiale di risulta. Il culo della bottiglia, la plastica per gli imballaggi, ma robe fantastiche, fantastiche. Si chiama Sanera Benevento, dal quale ho preso il vestito dell'insediamento, e lui mi ha prestato il vestito dell'insediamento perché era tutto riciclato, fatto da materiale di risulta. Pensa che ha fatto un vestito da sposa con, se non sbaglio, la carta di riso e intinta nel caffè. Una cosa spettacolare. Sì, sì, sì. Ma questa signora, fra l'altro questa qui, insomma, gira molto. Di dov'è? Gira molto. È di queste parti qua. Guarda, c'ho il biglietto di visita qui in tasca. Se lo prendi puoi vedere, così diciamo anche il nome. Pubblicità. Si chiama, no, non è quello. Prendili tu, sono tre o quattro biglietti. Prendili tutti e scorrili. Ecco, questo qua. Irene Sarzi Amadè. Ed è di Sabbioneta. Mi fai fare la marchetta, scusa. No, l'ho fatta io. Tu hai solo preso. No, ma lei non vende. Ah, non vende. Non vende. Li fa e li tiene lì. Spettacolare. Non li vende, non li vende. Allora si fa pubblicità. Infatti. Niente, quindi stavo perdendo la stazione, perché a Modena si ferma pochissimo il treno. Quindi si è fermato, io lì a intervistare questo. A un certo punto ho detto, ma siamo fermi, ma dove siamo? A Modena. Minchia! Allora di corsa vende tutti i bagagli, dico, guarda, tipo proprio veramente stale olio. Infatti sono sceso e il treno è partito, proprio per miracolo. Se no, chi è venuto a prendermi doveva prendermi, venirmi a prendere alla stazione successiva. Molta più gente di quando partiva. Viva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore. Esatto, chi si prenota per due ore.
ma il parroco non disprezza il benefino della bellezza, lo vuole accanto in processione. Vabbè. E così con la Vergine in prima fila, bocca di rosa. Ormai la diciamo fino alla fine, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro, l'amore profano. Basta, abbiamo finito. Senti, facciamo leggere lo status Facebook in diretta. Dai. Bello, chi l'ha scritto questo? Io, però tu. Ancora deve partire. Ah, dai, allora leggilo tu con la tua voce. Niente prima. Leggilo. Dai. Allora, oggi in seguito alla grande sorpresa che ci ha fatto Renzi, no? Che sulle titolava oggi Repubblica in prima pagina la sorpresa di Renzi a Grillo, dove lui ci spiega che se lui rinuncia ai rimborsi elettorali, se il Movimento 5 Stelle accetta la riforma elettorale. Allora, io ho scritto, ho pensato a questa cosa, no? La teoria del pazzo o del folle, che è un tipo di politica estera che punta a spaventare i propri nemici convincendoli che li si potrebbe attaccare con reazioni enormemente sproporzionate, cioè appunto da pazzi. Infatti, vi confesso anche io, che sulle prime mi sono un po' preoccupato quando il neo segretario del PD ha pubblicato questo tweet. Caro Beppe Grillo, ti rispondo nei prossimi giorni con una sorpresina che ti sto preparando. E giustamente un po' ti destabilizza, dici, magari ha trovato una bella idea e siamo anche contenti perché sarà bella per il paese. Oggi invece, leggendo il titolo del giornale di partito del PD, cioè Repubblica, capisco che era un finissimo gioco politico, però il peccato è che Renzi non è Reagan e che siamo nel 2013 e non negli anni 70. Allora vorrei dire a Renzi, caro Renzi, ora io voglio spiegare una cosa. Tu non devi rinunciare al rimborso elettorale per metterlo sul piatto di sfida con il Movimento 5 Stelle. Tu devi, dove sta lì? Tu devi rinunciare al rimborso elettorale perché è una truffa dei partiti ai danni dei cittadini. E il partito cosiddetto democratico si è pappato 46 milioni di euro di rimborso truffa solo nell'ultima tornata elettorale. Ma nell'ottica della teoria del pazzo, anche io, maldestramente, cerco di emulare il buon Renzi. Dunque lo sfido lui e tutti i parlamentari del suo partito, noi deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, la settimana prossima restituiremo 2,5 milioni di euro dei nostri stipendi alle piccole e medie imprese italiane. Noi siamo 150, i parlamentari del PD sono circa 450, facendo le debite proporzioni potrebbero restituire 7,5 milioni di euro dei loro stipendi alle piccole e medie imprese insieme a noi, lo facciamo insieme. Se lo faranno, sarò pronto a dimettermi dal ruolo di deputato se dovessero chiedermelo. Quindi questa è la mia richiesta, la mia sfida che faccio ai deputati del Partito Democratico. Se loro restituiranno i loro stipendi con noi, allora io sarò pronto a dimettermi. Anche perché con i rimborsi elettorali, cosa che noi non abbiamo avuto, abbiamo fatto una campagna elettorale di donazioni, abbiamo donato 400.000 euro per creare una palestra a Mirandola, un comune terremotato. Dove andremo oggi, fra l'altro. Dove andremo oggi a vederla. Quindi è tutto attualissimo. Vediamo Renzi come si comporta, i renziani del nuovo Partito Democratico cosa hanno intenzione di fare. Cosa ne allora, pensi, Salvo? Carissimi Marco. Amici, cioè non so se avete sentito, faccio un riassunto delle puntate precedenti, cioè il cittadino deputato Carlo Sibilia ha appena sfidato Renzi, ci dice tu dici che se lui rifiuta i rimborsi elettorali il Movimento 5 Stelle deve approvare la legge elettorale? Ma perché? Ma poi che sfida è? Vabbè, è una sfida che si è capito da solo, la teoria del pazzo. Ma noi la riforma elettorale la approviamo comunque, che cavolo c'è, se è buona? Questa è la teoria del pazzo. Vabbè. E quindi Carlo dice, invece ti sfido io, io non c'entro niente, come deputati Movimento 5 Stelle restituiremo agli italiani, daremo agli italiani 2,5 milioni di euro. Facendo le debite proporzioni, visto che il numero di parlamentari illegittimi, perché con la legge elettorale illegittima hanno 400 deputati, perché se ci fosse stata la legge giusta ne avrebbero 200 anche loro, comunque hanno 400 deputati, quindi facendo le proporzioni possono restituire circa 7,5 milioni di euro. Allora Carlo Sibilia, deputato del Movimento 5 Stelle, questo signore qua, dice se il partito cosiddetto democratico restituisce 7 milioni agli italiani, così come noi restituiamo 2,5. Sì, dai loro stipendi, certo, non dai rimborsi elettorali, che quelli ormai l'hanno presi, dai loro stipendi, così come stanno facendo i 160 parlamentari del Movimento 5 Stelle, allora Carlo Sibilia mette in mano le sue dimissioni al Partito Democratico. Se il Partito Democratico, dopo aver restituito i 7 milioni e mezzo, dice ti devi dimettere, lui si dimette. Allora, Renzino Cipsei, io lo chiamo Cipsei affettuosamente perché a lui gli piacciono gli inceneritori, Renzino Cipsei, lo vogliamo far dimettere Sibilia? Forza, accettate la sfida, restituite 7,5 milioni
però devono essere proprio restituiti dai parlamentari, perché loro li prendo, e se loro li prendono dei rimborsi elettorali? Non mi interessa, devono partire dai loro conto correnti, questa è la cosa principale. Se dovessero fare una cosa così grave, cioè nel senso prendere dai rimborsi elettorali, sarebbe veramente un colpo basso. Ma io mi fido che il Partito Democratico vuole cambiare, certo, sono tutte e persone onestissime. Non trufferà più le persone come ha fatto fino adesso e cambierà. Quindi io aspetto questo gesto da tutti i deputati del Partito Democratico. Oh, questa è una sfida. Giusto, appunto. Allora, l'idea è partita perché Renzi ha fatto questa sfida, però caro, come si chiama il segretario? Angelino? Angelino half ano. Angelino mezzo ano. Glielo togli? Glielo togli al video? È brutta. Vabbè. Ma no, allora, caro Angelino Alfano, segretario del PDL, se vuole anche lei accettare questa sfida, quanti sono i parlamentari del PDL? Ma sempre troppi. Non lo so, saranno più o meno come i nostri, 160, 180. Sì, in più, sì. Quindi se anche i vostri 180, quelli che sono, restituiscono eccetera, è ulteriore carne al fuoco per poter convincere Sibilla di mettersi. Non è più il segretario PDL, Alfano, ex segretario del PDL. E chi è il segretario adesso? Adesso non c'è più il PDL. Ah, vero, adesso c'è nuova nuovo centrodestra, giusto? NCD. E invece Forza Italia chi è il segretario? Forza Italia il segretario dovrebbe essere allora il capogruppo alla Camera, uno è Cicchitto di Forza Italia, sì. No, di Nuovo Centrodemocratico, centrodestra, Nuovo Centrodestra, sì. Poi mi dimentico queste stesse sigle. Dovrebbe essere l'astro nascente della politica italiana Fabrizio Cicchitto, mentre di Forza Italia il gigante della politica italiana Brunetta. Quindi questi sono i due segretari. Non so se sono segretari, sono capigruppo alla Camera. Poi non so se senti, c'è una domanda per te, Carlo. Dimmi. Beppe Verbicaro dice: il problema è che il fondo non è stato istituito, Carlo. Dove andranno alla fine i vostri soldi? Noi faremo istituire il fondo per il semplice fatto che se una legge la fa lo Stato, entro il 20 novembre Sacco Manni o Mani nel Sacco doveva aprire il fondo, se non lo fa noi andremo da Sacco Manni e lo faremo settimana prossima a dirgli di aprire il fondo, stiamo semplicemente chiedendo di far rispettare una legge che hanno fatto loro, quindi non c'è nulla di... noi chiederemo l'apertura del fondo, è chiaro che è subordinato a quello ma lo faremo, nel senso andremo a chiedere noi, questa è legge, non è che ci stiamo inventando nulla, se non rispettano la legge, se è un governo che fa la legge non la rispetta, siamo nella pazzia totale. Vabbè, ma non è che sarebbe la prima volta. Per me è pazzia lo stesso. Ok. Va bene, quindi già siamo partiti bene stamattina con una bella sfida giusto per gradire. Io qua mi sono intrecciato con i cavi. Allora. Quindi quello che avete sentito poc'anzi, aspettate che mi avvicino il microfono. Allora, stavo dicendo, quello che avete sentito poc'anzi dalla viva voce di Carlo Sibilia è stata la lettura di un post che sta pubblicando adesso su Facebook. Quindi proprio l'avete avuto in anteprima, abbiamo avuto lo scoop da Sibilia. Adesso lo stai pubblicando? Sì. Ecco, andate a verificare, andate sulla pagina pubblica o sul profilo privato? No, sul profilo privato, sul profilo mio privato, una cosa c'ho io. Ah, non c'hai tu una pagina pubblica, c'è un profilo con 5.000 amici. Io sono un cittadino come gli altri, okay. Non mi interessa vendere il mio marchio. No, vabbè, ma che c'è la pagina? Se uno ha più di 5.000 amici. Non ce l'ho perché non saprei nemmeno gestirla, però. Vabbè. Allora, andate sul profilo personale di Carlo Sibilia e troverete fra qualche minuto, appena riesce. Sì, l'hai già pubblicato? No, datemi 2 minuti. 2 minuti perché con sto freddo è pure difficile schiacciare i tasti. Va bene. Aspettate che mi avvicino, permesso. Allora raggiungiamo il portavoce. Io ti do un bacino, cioè un tot di soldi e poi questi vengono utilizzati, sì. O è al contrario, in funzione di quelle che sono le esigenze viene fatto lo stanziamento? No, c'è un tot di fondi a livello provinciale e parte di questi fondi sono province che li utilizzano in pieno e province che non riescono a utilizzarli, anche perché abbiamo funzionari, certe tipologie di funzionari. Diciamo omogeneo, ma la quantità di fondi assegnati alle province sono diversi perché a fronte di 100 richieste, 20 richieste per dirti accettate, bisogna capire se è perché hanno avuto una quantità di fondi limitata e devono quindi
tagliare. No, noi purtroppo siamo costretti spesso a rimandare questo all'interno della questione terremoto, ma anche semplicemente diciamo per quelle che sono le domande ordinarie che vengono fatte utilizzando i fondi europei. È un problema che a Ferrara esiste, cioè in provincia abbiamo insomma abbiamo una i portavoce per la foto serie di gruppo di problematiche. Preferisco continuare a parlare con la gente. Cioè, dobbiamo noi siamo qua per parlare con le persone, non continuare a parlare con regime. Siamo qua per parlare con la gente, non per fare le foto. Culto della personalità che noi del movimento aborriamo. No, cioè in generale. Ok. Allora ragazzi, qua fanno la foto, scusate, fatemi fare l'inquadratura. Erola! Non vi dico come mi dice l'Iron Man. Dai! Oh, adesso tutti quelli che stanno facendo la foto vengono qua. Qua vado e ci sto? Allora facciamo a voi. Bene, la foto l'hanno fatta. Sì, vai. Ciao Paola, come stai? L'altra sera io speravo di incontrarti a cena. Siamo andati a mangiare in un ristorante che si chiama La Tavernetta. Dico, non può non esserci Paola. È una battuta, Salvo, ma dai, sì, insomma, per cortesia, dai, ma vai via. No, e io ti cercavo, non c'eri, perché non c'eri? Scusa. Forse ero svenuta da qualche parte a questi ritmi, ormai non dormo più, svengo. Vabbè, comunque, pazienza. Sì, era una battutaccia, però a quest'ora di mattina ti può anche perdonare, dai. Però me l'ho detto, ci vai ogni tanto a mangiare lì, quindi, perché sì, ti senti a casa praticamente. Sì, certo, quando ho bisogno di ritrovarmi. Esatto, vai lì. Là, quando perdo un po' il contesto di me, stando al ristorante del Senato. Ma che freddo fa? Fa freddo, veramente freddo. Insegna, un freddo pazzesco. Ah, grazie. Che cos'è? Un badge. Ah, stampa, bene, mi hanno donato un badge stampa, vedete? Adesso sono accreditato. Bene, io spero che ci si sposti fra poco, perché fa veramente freddo. Ecco, sì, lo so, bisogna che... Dov'è andiamo? Dov'è Masutino con il megafono? Masutino, sì. Ah, ecco, infatti c'è la... Familiare. Familiare, la donna. Fra poco partiamo, abbiate pazienza. Ecco, nel frattempo spargete il link. Manlio, ti va di ritwittare? Certo, ovvio. L'hai già ritwittato? Sì, ho cominciato già da mezz'ora. Quindi dovresti trovare sia su Facebook che su Twitter. E allora? C'è Manlio che si incazza perché io condivido sempre le cose degli altri. Non mi condivido mai. Stampa, guarda lo stampa, me l'hanno attrezzato. Me l'hanno dato, ora, non l'ho chiesto io, mi hanno dato il codo stampa. Ma senti, ma io non stampo niente. Le puttane in tutto il mondo. Assolutamente, sono un puttanone. Sono un puttanone. Penso mi diceva, chiudi! Ma cosa hai detto di male? Ma finisce 30 minuti, poi si blocca l'hangout. No, a parte l'hangout dura 4 ore, ma questo non è un hangout. Poi dicono che non siamo credibili. Se dici le parolacce, dicono che non siamo credibili. Esatto, perché chi dice le parolacce, guarda... Al mattino infatti, di domenica Meglio rubare. Ritwittato, Salvo. Esatto. Grazie mille. Prego. Perché hai ritwittato il diretta? Sì. Okay. È vero, quando dici le parolacce non sei credibile. No, se rubi sei molto più credibile. Può essere un grande statista. Se rubi può diventare un grande statista. Se rubi in tutti i sensi, ovviamente. Ragazzi, sì. Iniziamo con la Y. In tutti i sensi.
Ma ci muoviamo adesso? Quando fermo? Non lo so quando fermo. Tutto il giorno vai avanti. Tutto il giorno, fin quando la batteria mi assiste. 5 minuti per fare due chiacchiere. Sì, certo, certo, li troviamo 5 minuti per fare due chiacchiere. No, da solo, sono da solo. Abbastanza bene. Ieri sono stato a Tivoli. A Tivoli? Sì, c'è stata una conferenza sull'economia, sul debito. Bella. C'era una sala strapiena di gente, una roba meravigliosa. Meno male. Non sembra vero che la gente comincia a interessarsi. Non mi sembra vero. Infatti stavo dicendo anche quei ragazzi a Roma, adesso come finisce almeno questa capogruppo che non si può fare, bisogna ricominciare a fare degli incontri tematici, specialmente sull'Europa. La gente deve essere preparata, deve sapere che la propria vita chi la sta affidando e se gliela vuole affidare. Fuori dall'ignoranza, spieghiamo il MES, spieghiamo il Fiscal Compact, in un popolo di un'ignoranza poracci siamo diventati, guarda. Esatto. Appena da sola. Siamo stati tenuti. Quanti giorni mancano? Adesso erano 18, adesso sono 15, 14? Oggi che cos'è? 14, 15? Oggi è 15. 15. Mancano 15 giorni. 15 giorni. Ok. Quindi... martedì facciamo le elezioni. Ah. Martedì si sa il nome dei due che andranno in ballottaggio. Ok. E vediamo un po'. Bene. Che succede. Quindi vedremo già da verrà subito pubblicizzato il nome dei due? Sì. Quindi martedì sapremo chi potranno essere, cioè uno di quei due nomi che ci comunicheranno sarà il nuovo portavoce al Senato che sostituirà la qui presente Paola. È andata, stanca. È andata, sì. Non ce la fa più. Se lo fai con passione, questo mestiere è logorante, se lo fai con passione e con il cuore. La gente ma come fanno quelli degli altri partiti che fanno i capigruppo per un anno, due anni, tre anni? Come fanno a resistere? Ma hanno una struttura alle spalle completamente differente. E poi sono a loro volta sono dei miseri portavoce di poteri ben più grandi. Noi ascoltiamo un popolo, loro ascoltano una persona e fanno esattamente quello che gli dice. Quindi il lavoro è totalmente differente. Qua vedo un'area recintata, quindi mi sa che il municipio, il comune. Ah, qua c'era il municipio. Sì. Ok. Ecco, vedete? Qui c'era il municipio di questo paese, vedete? Ecco, ci sono solamente le macerie. Allora, caro Lorenzo, chiedi dei forconi. Allora, ma dei forconi ti posso dire io, fra l'altro c'è anche un video sul mio canale. Sono andato lì al presidio di Piazzale dei Partigiani a Roma. Vedi proprio, puoi sentire la loro viva voce. Ho intervistato uno dei loro coordinatori romani, che si chiama Adolfo Buttiglione. C'è proprio l'intervista lunga dove mi dice il loro punto di vista. Quindi se vai sul canale lo trovi. Presidio 9 dicembre. Così senti con le tue orecchie quello che uno di loro dice. Io un anno che porto avanti dei documenti, non sono mai non avendo le coperture già tutto pronto, però loro ci hanno donato le progettazioni, cioè, cosa prendi fatto? Il lavoro pronto. Ma adesso abbiamo la vecchia scuola elementare che la presentiamo già a dicembre, regione, la scuola media dove recuperiamo il municipio. E i fondi della ristrutturazione generalmente dove dovrebbero arrivare? Dal fondi legati al fondo nazionale. Nazionale. Noi qui abbiamo già 14 milioni come ordinanze fuori, che ho deliberato io come sindaco. Soprattutto San Carlo. Infatti secondo me San Carlo, che è la zona dove c'è stata la liquefazione, è stata più colpita, è la zona dove lì si vedono già cantieri, cioè si vedono le gru. Quindi c'è almeno già ripartito qualcosa. È ripartito qualcosa. Diciamo che sicuramente non è semplice la immagine.
però è anche vero che grazie anche, devo dire, noi siamo stati, abbiamo anche dei ragazzi degli uffici che sono, quindi noi non abbiamo, ci si stringe in questo, noi non l'abbiamo chiesto, perché secondo me la differenza, alcuni comuni cosa hanno fatto? Hanno preso direttamente la gestione, quindi anche le ordinanze, altri si sono un po' organizzati con la struttura regionale, secondo me la struttura regionale è un po' più lenta. Ok, capisci, quindi, che se io, quindi ho, la, io ho il cittadino che è qui, quindi la mossa vincente secondo te secondo è, che, sì. è che ognuno gestisca, diciamo, direttamente sul comune il fondo, cioè, uno deve, il fondo, ha le sue responsabilità, perché per carità, certo, facile, sarebbe stato più facile anche per me dire, cara regione, mi fai tu i controlli delle ordinanze, certo, se già, ma i soldi, quindi, i fondi cioè, bastano per Natale, tutto, secondo me siamo, i fondi sono bastati, insomma, per la, cioè, questo lo impariamo, cioè adesso qui abbiamo lo stanziamento, quindi adesso andiamo a vedere che succede. Per il momento ti dico, coprono i progetti, quanto per il momento io posso dire, qua noi abbiamo erogato come ordinanze, quindi le famose cambiali, 14 milioni, di cui 3 milioni e mezzo già pagati, quindi okay, già ci sono dei cittadini che hanno recuperato la casa, già sono stati pagati l'impresa, è stato pagato, poi io non ti so dire da altre zone, no, perché chiaro, è ovvio che io non ho l'esperienza, cioè, io qui, l'esperienza qui, è chiaro. Sicuramente, sicuramente anche credo che a livello di progetti, secondo me siamo tra i primi, non credo che altri, ma poi noi l'abbiamo, ti dico, noi da subito l'abbiamo impostata, non volevamo campi, cioè noi avevamo due tendopoli, mm-hmm, però non abbiamo voluto il, sai, questi campi, i map. Cioè, noi abbiamo, io e i due assessori abbiamo chiamato le agenzie immobiliari, i proprietari, abbiamo trovato gli appartamenti, sì, sì, abbiamo svuotato i campi senza fare map, che francamente io non, è una scelta che non volevo fare, e soprattutto spendiamo poco sulle, sulla provvisionale, abbiamo fatto già un anno fa, eravamo, grazie al Carlino, grazie a delle donazioni, abbiamo inaugurato la scuola media nuova. Cioè noi abbiamo due scuole non provvisorie, ma effettive. E quante persone più o meno hanno subito sfollamento, cioè necessità di essere, allora, sfollate? Noi avevamo due campi da circa, in totale circa 900 persone. Sì, qua abbiamo circa 400 abitazioni, 400-500 abitazioni, soprattutto sulla frazione di vicino, che è dove c'è stata anche la sabbia, sì, lì è stato un pochino più... Ma stai facendo indagini sulla sabbia di liquefazione? Ci sono due zone, poi adesso magari sentiamo anche se volete fare un salto anche su San Carlo. Andiamo a vedere. È previsto? Okay. Sì, allora, dopo magari vi porto, magari dopo vi porto anche nelle due zone. Sono che la liquefazione non è stata presa in esame dalla regione ancora. Allora, la liquefazione è stata presa in esame nel senso che nelle ordinanze, l'ordinanza che eroga contributi è la prima volta in Italia dove si dà un contributo anche per il consolidamento sotto. Sì, ma il 15% è pochissimo. È pochissimo. Infatti non esiste, sono due porte. Noi abbiamo chiesto di ampliare, di andare al 25%. Ah, sì, però non è ancora stato... Noi la richiesta come sindaco... Una domanda, molta gente sta cominciando i lavori senza ragionare nella parte sotto. Allora, lì dipende. Questo è una parte... Lì ci sono... No, glielo dico perché io ho le case a Miravelle. No. Sono fermo da due anni. Quindi lei in Mirabellese sa... Ho già pagato 70.000. Allora, lì dipende. Se uno deve fare i pali... Non ci stai dentro. Allora, le cose sono due: o facciamo le palificazioni e non ci stai dentro, o facciamo le siringate e non ci stai dentro. Allora, quei pali al 15 costano... non ci stai. No. Devi andare almeno al 25, perché noi abbiamo dei casi, anche noi a San Carlo abbiamo già visto. Sì, ho capito. Però è una cosa che deve fare o la regione, cioè dobbiamo cercare di capire il territorio, come sistemarlo, perché adesso noi a Sant'Agostino abbiamo cominciato l'indagine sui due paloalvi, due argini. E che cosa hanno detto? La regione intanto sta... Io so di una situazione abbastanza drammatica sotto, so del dramma proprio che c'è sotto, però non so se questo però vabbè, io purtroppo so di Mirabello, tanto lì, però vivo a Modena, il piacere dell'investimento nel Ferrarese, che se torna indietro, guarda. Mirabello, ma Mirabello, andiamo a divertirsi a Bangkok. Mirabello ha dei punti comuni, perché gli argini... Esatto. Il signore che ha perso un figlio nel crollo di una fabbrica qui a Sant'Agostino, si chiama Bruno Cavicchi, lì nel risarcito solo con neanche 2.000 euro, quindi noi ci siamo fatti carico anche alla Camera per portare avanti appunto una modifica della legge sull'INE, di innalzare dal 20 al 30% e di prevedere il contributo anche a favore di chi non ha persone a carico. Quindi Bruno, se vuoi dire qualcosa... Ho saputo che ci sono state 4 vittime qui in tutto, suo figlio è una di queste 4. Cioè alla ceramica Sant'Agostino sono state 2 vittime, che sono state travolte, diciamo così, dal crollo del tetto.
cioè le indagini stanno andando avanti, però le indagini considerano che in questo stabilimento qua ci sono 350 persone che lavorano e sono più importanti loro che la morte di mio figlio, che è una cosa scandalosa, perché tra l'altro in quella struttura lì, in quella fabbrica lì, in 55 anni di attività non ha mai subito un'ispezione degli ispettori del lavoro, mai, mai, che se vanno lì dentro chiudono tutto, cioè questo qua, in 55 anni nessuno... Poi l'INAIL l'ha chiamato per non intervenire una trasmissione televisiva, insomma sì, sono andato a una trasmissione televisiva e c'era il vice direttore generale dell'INAIL che è venuto a cercare in sala d'aspetto e mi ha detto subito, mi raccomando, non parlare male dell'INAIL e non parlare di soldi. Diciamo così che io gli ho chiesto, dottore, dico, ma mi lei una curiosità, l'INAIL ha 72 miliardi e mezzo di euro depositati alla tesoreria di Stato, che fine hanno fatto? Sono spariti. Voglio ricordare che lo conoscete, che è il padre di una vittima del terremoto, appunto, e ci stava raccontando di come, insomma, l'INAIL gli abbia detto di non presenziare e non parlare male, vero, sì, dell'INAIL, e non parlare di soldi. È stato riconosciuto per appunto suo figlio solo meno di 2.000 euro e quindi noi cercheremo di portare avanti appunto questa modifica della legge sull'INAIL che è veramente scandalosa. Sì, qui a Sant'Agostino dopo il terremoto è venuto il Presidente del Consiglio Monti e poi dopo un mese si è presentato anche il Presidente della Repubblica. Tanta solidarietà, però fino adesso solo parole e non si è visto niente. Addirittura le indagini, è già passato un anno e mezzo, non si sa se ci sia il processo o no. È una cosa scandalosa. Quindi oltre al danno anche la beffa, noi Bruno abbiamo fatto le nostre proposte, lo sapete, abbiamo ricordato al Presidente della Camera appunto di modificare questa legge, abbiamo fatto la nostra proposta nella legge di stabilità, continueremo a riproporlo anche ogni volta che ci sarà l'occasione. È venuta anche la Boldrini qua a Ferrara un anno dopo il terremoto, non sono riuscito a parlarci, ci ho consegnato una lettera. Non si è neanche degnata di rispondermi. Questo qua è... Glielo ricorderemo, signor Bruno, non si preoccupi che noi del 5 Stelle non ci dimentichiamo. Questo glielo garantisco. Perché anche adesso con l'IMU, tre giorni fa mi sono avvilito perché mio figlio si stava costruendo un appartamento, adesso abbiamo sospeso i lavori e ripreso pian pianino, perché con la disgrazia è uno shock tremendo, perché mancando un figlio la mia famiglia era una tavola di quercia e mancando un piede è crollato tutto. E, una casa in ristrutturazione l'avevano considerata come casa sfitta, doveva pagare una liquida del 1,06 per mille, doveva pagare per una casa che non è finita, e tra l'altro io ho pagato anche dei soldi per avere una proroga sulla licenza e mi volevano far pagare 1.800 euro per la seconda rata, ecco. È una cosa scandalosa. Forza e coraggio. Allora, noi adesso ci muoviamo, quindi avete sentito prima, quel signore che parlava prima era il sindaco, quello più giovane prima, che spiegava appunto che hanno già fatto due scuole nuove e che comunque hanno ricevuto dei finanziamenti per fare degli altri lavori. Mentre avete visto qui prima, ve lo faccio rivedere, la sede dove c'era il vecchio municipio che è crollato completamente. E poi avete sentito questo signore? L'ha buttato giù. Ah, l'ha buttato giù, quindi era lesionato? L'ha fatto esplodere il municipio. Ah sì? Non era crollato. Tutto. Ah, non era crollato? Ah, ok. No, l'ha fatto esplodere e sono andati in affitto lì dal primo costruttore che ci ha cento. Ho capito. E pagano l'affitto adesso. Tirano su le piramidi la gente e non si riusciva a ristrutturare un palazzo dell'Ottocento. Ah, ma quindi non era molto danneggiato?
Era danneggiato. Sì, ma si poteva recuperare? Tranquillamente. Ah. I soldi li hanno trovati per fare le scuole, li trovavano anche per fare il municipio, nell'Ottocento. Se voi andate a vedere Sgarbi, come prende a parolaccia il sindaco, vi rendete conto? Sgarbi io non lo posso vedere, però sulle arti Sgarbi è il primo, secondo me. C'è la diretta comunque, la fanno esplodere, sì, proprio, con le, sì, cariche. Sì, 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 sì. Ah, questo è, ecco, quindi ecco, ti ringrazio, come ti chiami? Lorenzo. Lorenzo, che mi ha corretto, diciamo, perché io avevo detto, guardate, qui è crollato tutto completamente, invece no. Anche su internet è filmato. Ecco, c'erano state delle lesioni, ma hanno deciso proprio di farlo crollare con proprio delle esplosioni, insomma, una demolizione, come le Torri Gemelle praticamente. Bravo. Una, sì, demolizione controllata. Controllato, bravo, hanno, esatto, chiuso tutto il perimetro, esatto, chiuso, esatto. Quindi praticamente, ma chissà se Bush è stato loro consulente, visto che lui ha una certa esperienza in crolli controllati. Probabile, perché c'era ancora vivo, se non mi sbaglio era vivo ancora Bin Laden. Infatti, quindi magari è stato Bin Laden allora a fare la demolizione. Vabbè. Lì, che lì è... Prima era della curia, della chiesa. Sì. Si era fatta una proposta di farlo comprare al comune tanti anni fa. Il comune non l'ha voluto comprare. L'hanno fatto comprare a un costruttore di cento, sì, molto forte. Sì. E adesso lui l'affitta? Al comune. Perfetto, e vabbè. Ok. Va bene. Sono grande, ti seguo a te. Ti seguo su internet, sono grande. Grazie. L'ultima sparata che hai fatto quella quando è andata via. No, quella non è l'ultima, quella è una delle prime. Io sono di quelli che hanno iniziato nuova di via, non trovo lavoro, non trovo niente. Vado in Germania a vivere. In bocca al lupo. Credi che... Spero che qualcosa cambi in Italia. Speriamo. Non conosce la rigidità delle temperature. Adesso, prossima tappa, chi è che conosce il tour qui? Dov'è che stiamo andando adesso? Boh. Andiamo. La scuola? Quella nuova che hanno ricostruito. Cioè non hanno costruito proprio da zero. Ex novo. Ok, allora andiamo a vedere la scuola, dai. Madonna, ma con sta nebbia mi sa che manco si vede la scuola. Sarà scomparsa la scuola sotto la nebbia. Il nebbione fuori dalle mura che era. Tipico della parte. Ieri è stata una giornata fantastica, ieri c'era il sole. Ah, sì. Era giù a Rovereto, a Cavezzo, è stata giornata veramente fantastica, la gente veniva fuori dai map e ha parlato, è stato intervistato da... Scusa, spieghiamo cosa sono i MAP? I MAP sono i centri abitativi provvisori di tutti coloro che sono fuori dalle case distrutte dal terremoto e che provvisoriamente non hanno ancora neanche messo il primo mattone perché le regole cambiano continuamente. Pensa, scusa, che ma questa casa qui è nuova? C'era prima del terremoto o com'è? Questa qua c'era... Non te lo so dire perché io non sono del luogo. C'è qualcuno del luogo qui? Di Sant'Agostino c'è qualcuno? C'è qualcuno di Sant'Agostino? Questa casa qui c'era prima del terremoto? C'è, questa c'è. Certo. Okay. E qui com'era? Questo c'era, quindi queste sono tutte case che non hanno avuto nessun tipo di danno? Tranne qualche crepa così, ma qualche danni okay. No. Ok, grazie mille. No, perché voi siete quelli del luogo, quindi sì, è necessario che qualcuno, certo, di voi vi spieghi perché... Io a Soliera su quelle di Soliera, ieri siamo stati a Rovereto. Sono intervenuti tutti quelli di Rovereto. A Soliera e Rovereto non c'è tanti problemi. No, a Soliera è rimasto su bene, ma a Rovereto è veramente tutto giù. Sono, pensa, 1000 persone nei map. E ieri sono venuti fuori e spiegavano i loro problemi perché quando piove l'acqua viene fuori dai lavandini. Ah, addirittura. Perché è a livello zero, certo. E sono stati fatti molto provvisoriamente, quindi i tubi sono molto su. Cioè, il mappa anche qua a 100. Comunque a Sant'Agostino i danni nelle case sono state poche, tranne il comune, la chiesa, poi San Gallo dove ha avuto più danni nelle abitazioni. Ah, proprio. Lì ci sono circa 50 case da rifare di sana pianta. Allora, anche il numero delle vittime testimonia che il danno non è stato, cioè quattro persone, mentre credo che a Mirando e in altre città sono state molte di più. Sì. Che poi le morti a Sant'Agostino sono state più che altro nelle fabbriche. Una nella mia fabbrica, un morto, e due c'erano a Sant'Agostino. E poi una vecchia di 100 anni mi hanno detto. Ma quello mi pare che sia stata a... Me l'ha detto un vigile urbano, no? Qui mi ha detto. Qui? Sì, proprio un vigile urbano, perché c'era uno che diceva 3 morti. Non mi e il vigile ha detto
detto no no, quattro. Ha detto c'è stata una vecchietta che è praticamente in casa. No no no, gli è caduta una pietra dal soffitto addosso. Ma è vero, me la ricordo la persona di 100 anni che poi era da solo in casa. Sì, me la ricordo, ma non mi ricordo che sia stata Santa Costina, vabbè, non... Ma l'ha detto il vigile urbano. Se lo sa lui. Mentre a Rovereto è morto solo il parroco. Il parroco, sì. Anche se le case sono state tutte parecchie distrutte, però siccome le scosse sono state una alle 9:15 e una all'1, quella delle 9:15 ha fatto il grosso danno, però tutti sono fuoriusciti, non sono più rientrati. Sì. E poi quella dell'1 è venuto giù tutto. E quindi praticamente forse è stato anche un merito avere due scosse, perché ha portato allarme, ha portato l'allarme, quindi sono rimasti tutti fuori. Sì. Però il parroco all'1 era rientrato a prendere delle cose, sì. E c'è stata proprio la scossa in quel momento, ed è l'unico morto a Rovereto. Ho capito. Cioè, quindi... Ma qua c'era stata una scossa all'1, è qualcosa. Sì, poi quando è venuta quella delle 4 e qualcosa, i 4 morti sono stati tutti con quella scossa lì. Alle 4 di pomeriggio? Alle 4 di mattina. Ah, quella di mattina, quella del 5.9, vabbè, quella ci ha svegliati tutti, I nemici, quelli lì, ha buttato tutti fuori, perché quella però lì... i morti sono stati tutti con la prima scossa, non con la seconda, il 29, Sì, ah, sì. Qua il 29 praticamente... Scusa te, è venuto giù qualche cosina, ma non più di tanto. Da noi le fabbriche sono tutti sfilati i piloni e... Quella di quella mattina lì ha svegliato tutti, noi siamo rimasti tutti in strada perché eravamo a letto, ci ha buttati tutti fuori in mutande, perché era maggio, quindi siamo tutti venuti fuori veramente. Poi dopo siamo rientrati, ma quella di 5 giorni dopo... Ha fatto dei drammi veri, perché Rovereto, quella lì, è venuta giù il 29. Io le date non me le ricordo, però mi ricordo 100 il 29 è stato di più, la prima del... è stata drammatica. Il 20 è colpito qua, il 29 ha colpito la zona modenese, da 100 in poi, da 100 in poi. Qui è venuto su anche la sabbia la famosa sì. Ne sentivo parlare prima. Sì, è stata qua in zona quella lì, soprattutto a San Carlo. Sì, mi ricordo che faceva vedere la TV che veniva fuori. Il vigile che mi ha detto che c'è stata la signora, la quarta vittima, è quello lì. Vabbè, se lo sa lui allora. Questa è la nuova scuola fatta in velocità. Sì. In 5 mesi, sì, 5-6 mesi hanno fatto la scuola. Nonostante la nebbia, spero riusciate a vedere lì in fondo quella struttura gialla. Ecco, è una scuola. Vedete, c'è anche un bellissimo impianto fotovoltaico sul tetto, quindi fatta tutta per bene, insomma, sembra. Cioè, una volta tanto che spendono soldi pubblici per fare una cosa fatta bene. Cioè, incredibile. Ma siamo in Italia, siete sicuri? Ma c'è avuto un terremoto poi, Bene. Abbiamo pensato anche dove potesse essere il posto migliore per farla, e quindi abbiamo creato un polo scolastico. Velocissimamente, la cosa che ci tengo a dire è che questa qui è una scuola, è la prima scuola in Italia Energy+. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è collegata al gas. Ha 80 kW sul tetto, pompa di calore che fa fresco e caldo. Scuola di classe AA+. Classe AA+, nel senso che è Energy+, produce più energia di quella che consuma. Quindi non ci costa nulla e ci dà 2.500 euro sul bilancio. Queste sono state le opportunità che secondo me ha potuto dare, diciamo che il terremoto può dare anche purtroppo queste opportunità, e quindi van pensate. Devo dire che è stato un bel risultato, insomma, un po' devo, seguendo anche un po' i vostri temi, allineati anche i temi vostri delle fonti rinnovabili, e quindi ci siamo trovati in tema. Si può fare anche sul costruito, Sì, ma si può fare. Abbiamo la difficoltà in quanto le leggi non consentono sul costruito, chiaramente salvaguardando le parti vincolate, storiche e quant'altro, di poter avere un'accelerazione sui processi praticamente di investimento che decurtano notevolmente quelli che sono i consumi inquinanti e quelle che sono le condizioni economiche che spesso ricadono sui consumi energetici, che noi in Italia siamo praticamente quelli a cui paghiamo praticamente di più come consumo, e chiaramente rispetto alla Francia addirittura paghiamo un terzo, diciamo così, di quelli che sono i benefici per quanto riguarda quello che potremmo ricavare, ma paghiamo 3 volte di quello che è il reale consumo che adesso paghiamo, insomma.
quindi investimenti pochissimi e tre volte tanto quello che è di fatto il nostro costo. Questa è la cosa assurda che in Italia c'è. Abbiamo una luminosità incredibile, perché l'Italia è una penisola in cui c'è una solarità incredibile, la parte radiante è notevole, e vediamo che la Germania e altri paesi che ne hanno di meno non hanno praticamente questo tipo di problemi, vincolati dalle leggi che non ci consentono di fare queste cose. Ecco la nostra contraddizione, delle nostre preziosità che non le mettiamo in atto, perché comunque sono le leggi che ci vincolano, cioè invece di alimentare ci vincolano. Questa è la verità, questo è un grande esempio, ma andrebbe divulgato per le altre situazioni in cui c'è il costruito. Non vogliamo consumare il suolo, ma cerchiamo di approfittare di quelle che sono le cose costruite. Ok, ok, ci muoviamo diversamente, andiamo sulla scuola. Possiamo dire due parole a Bruno Cavicchi? Dov'è? Che ah sì, Bruno, il padre. Dov'è? Tra l'altro è titolato, cioè uno dei titolati. Dov'è che è una del progettista? No, è il papà di ragazzi che ha fatto. Mi scusi, sindaco. L'abbiamo dedicata. Posso fare una domanda? Mi hanno detto che la sede del municipio, io pensavo che fosse crollata durante il terremoto, invece era danneggiata ma è stata fatta crollare. Ma non era possibile recuperarla? Assolutamente no, nel senso che non c'è entrato nessuno, anche i vigili del fuoco, era assolutamente... Era talmente danneggiata che non c'erano proprio possibilità. Irrecuperabile. Cioè, nel senso che non abbiamo recuperato una parte degli archivi dal lato, perché i vigili del fuoco hanno tagliato il tetto, che si sono calati dall'alto perché avevamo gli archivi, ma da dentro non è andato, anche il comandante Vigile ha detto non ci metto nessuno. Ancora oggi mi dice non so come stava in piedi. Ma mi hanno detto che però è stata fatta esplodere, cioè per demolirla. La demolizione controllata come detto Rigemelle. Era meno pericolosa perché il tetto sopra era un tetto in cemento armato. Allora alcuni dicevano che andando diciamo a rovinarsi una parte magari c'era il rischio di, invece così è implosa. Certo, ovviamente. Va bene, la ringrazio. Niente, grazie. E complimenti per la scuola. Salvo. Sì. Sì, ma l'ho già intervistato, però se parla col megafono per tutti quanti va benissimo. Perché prima l'hanno sentito solo quelli che erano in streaming. Ragazzi, colleghi, facciamo dire due parole a Bruno Cavicchi, che è il padre di una vittima del terremoto qui in Ceramica Sant'Agostino, a cui l'INAIL ha rimborsato neanche 2.000 euro per la perdita del figlio. Noi abbiamo fatto una proposta appunto alla legge di stabilità e lo proporremo ogni volta, perché ci sembra una legge veramente arretrata e arcaica, e quindi facciamo dire due parole di come è stato trattato. Grazie. Ma in Italia c'è una legge che dell'INAIL sugli infortuni sul lavoro, che è del 1965. Questa legge non prevede nessun indennizzo in caso di morte per i familiari delle vittime. Io sono stato un mese fa a una trasmissione televisiva, ho incontrato il vice direttore generale dell'INAIL, che tra l'altro voleva che rimanessi a Roma per farmi conoscere il direttore, e la prima cosa che mi ha detto fa: mi raccomando, non parlare male dell'INAIL e non parlare di soldi. E allora io ho detto dottore, ma io ho sentito dire che l'INAIL ha 72 miliardi e mezzo di euro depositati alla tesoreria di Stato, ma che fine ne ha fatto? Lo fa solo spariti, lo Stato li ha presi, li ha accaparati, e questi 72 miliardi sono tutti soldi dei lavoratori, che dovrebbero andare ai lavoratori. E invece lo Stato italiano accapara tutto. È una vergogna. Io fino adesso dalle istituzioni non ho avuto nessun indennizzo. Tutti parlano e si sente, o per televisione o sui giornali, che la CE ha dato dei contributi per i familiari delle vittime. Lo Stato ha stanziato dei contributi per i familiari delle vittime, e idem la regione, però non si vede niente. Io sono del comune di Ferrara e sono molto arrabbiato, perché si parla sempre di ricostruzione e so delle cose, che i soldi della ricostruzione sono stati impegnati in altre cose. Qui a Ferrara c'è una manifestazione dei basker. Non trovano i soldi, hanno preso 60
mila euro dal fondo per la ricostruzione. Io vedo qua in città che fanno dei lavori stradali tutti con i soldi della ricostruzione. Ecco, in Italia siamo messi così. Le indagini come vanno? Le indagini, per il momento il PM ha inquisito due persone, chi ha costruito questi capannoni e chi ha collaudato. Però ancora non si sa niente, non si sa neanche se ci sarà il processo. Questa è la situazione. Però ci sono parecchie lacune sulle indagini della magistratura. Cosa vuole dire ai parlamentari, ai nostri colleghi del 5 Stelle? Ma io ho sentito il tuo intervento alla Camera sul mio caso dei 2.000 euro che ho ricevuto da l'INAIL, e questo intervento mi ha riempito il cuore. E penso che sia solo il vostro movimento che sta vicino ai lavoratori, alla gente comune. Gli altri non fanno niente, fanno solo delle gran chiacchiere. E io definisco i parlamentari italiani solo dei gran mercanti di parole. Grazie. Vieni con noi San Carlo a fare un giro? Sono un cittadino già di San Carlo perché diciamo così, il sindaco di San Carlo è stato l'unico assieme al sindacato della CISL, perché mio figlio era un attivista sindacale, a starmi vicino, perché questa scuola qua è intestata alle vittime del terremoto. Adesso stanno facendo che a febbraio inaugureranno il centro sportivo a San Carlo, perché è stato ridotto in condizioni pessime perché c'era una tendopoli per ospitare i terremotati, e lo intesteranno a mio figlio. Cioè, il sindaco ha fatto un'iniziativa con un libro fotografico sui danni del terremoto, e i fondi che tira su vengono distribuiti per i familiari delle vittime. Cioè, direi che sia importante, un bel gesto. Sì. Meno male, almeno che c'è qualcuno, insomma. Dai, proseguiamo. Andiamo, proseguiamo. Andiamo avanti. Andiamo di qua. Andiamo. Ci porti in un posto più caldo, per favore? No, purtroppo non ce l'abbiamo il posto più caldo. A Santa Costina ancora non abbiamo fatto questo. Vabbè, voi lì a casa a Calduccio, perché non venite qui voi 62? Dai, venite qui a Sant'Agostino con noi. Maledetti. C'è caldo? È solo un'impostazione mentale, no? Sì. Ti basta pensare che c'è caldo e esatto, senti caldo. Sì, per giunta più ti copri e più al giorno. Bisogna scoprire. Allora mi scopro, mi spoglio. Andiamo? Dai. Nale ci aspetta finale. Scusa, puoi ripetere quello che hai detto per chi segue, no? Perché poi sono sicura. Ah, io l'ho sentito, forse l'hanno sentito anche loro, no? No, vabbè, non diciamolo. Ma è veramente quello il compenso, quello che hai detto? Sì, 4 euro lordi al pezzo. Ah, lordi! Ah, ecco, perché netti in effetti erano troppi. Prendo più io che scrivo in un giornale online. Io 4,50 euro a pezzo prendo. Lordo? Netto. Netto, cavolo. Hai capito. Vabbè. Come salvo sta cosa? No, ma lei aveva detto che non voleva che la ripetesse, l'abbiamo già ripetuto, eccetera. Non, cioè, non la inquadriamo, non la inquadriamo. Allora, c'è una giornalista, non diciamo qual è il giornale, sì, che ha detto che prende 4 euro lordi a pezzo. No, cioè non a parola, a pezzo. A pezzo. Cioè, quindi tutta l'uscita di un giorno. Esatto, cioè il lavoro, magari in un giorno riesce a fare un articolo, prende 4 euro. Però lordi, attenzione, lordi, non netti.
Beh, non c'è male, eh? Beh, caspita, c'è da diventare ricchi così. Sì, sì, sì. E questo che cos'è? Un'altra scuola? Scuola... Ma questa però c'era già prima? Questa è la scuola elementare. Ah, ok. È stata 2008-2007. Quindi ovviamente non ha avuto nessun danno? No, non ha avuto. È stata costruita come si deve. La tua radio si chiama Mi scappa la diretta. No, Mi scappa la diretta è il nome del programma che faccio tutte le mattine. Ecco, sì, perché allora, vedo su Facebook. Sul blog di Grillo? Questo no, dove, questo va fa sul mio canale che si chiama Salvo 5.0. Ah, 5.0, ecco, sì, sì, perché sì. Abbiamo la visita. Allora, mandami il link quando uscite. Guarda, è facile, se vai su YouTube e cerchi Salvo 5.0, il primo che trovi è quello. Ok, grazie. Claudia è andata a Bologna a prendere alcuni parlamentari in stazione con la macchina. Sì. Quindi ci vediamo poi fino all'Emilia. Ah, cioè, nel senso tu adesso vai con Claudio? Io, no, Claudio non c'è andata a Bologna. Ah, quindi ci vediamo con lui. Ho avuto qualcuno con voi, invece che Claudio possa dire. Non devi chiederlo a me, io spero di sì. Ho trovato un passaggio, perché Claudio è andato a prendere... E chiedilo a qualcuno dell'organizzazione. Ok, adesso vedo dove sono. Perché sono te a piedi, fra l'altro. Sì, perché lui è da Bologna, ora mi chiedo solo a Bologna. Ah, sì? Ah. Sì. Vabbè, dai, chiedi, non so, chiede l'organizzazione. Dai, cercati tu la persona e spero di sì, ovviamente. Io non conto niente, io spero che ci sia il posto per me. Non vedo l'ora di salire sul pullman, anzi, veramente prima non vedo che ci sia un bar perché, vabbè. Allora, vediamo un po', sì, vabbè, io scherzavo, quando ho detto... Ecco, come 13 gradi? Lorenzo, come fai ad avere 13 gradi in casa? Stai morendo anche tu allora? Poi Beppe dice, Salvo, puoi chiedere al sindaco come si sono comportati visto il vincolo del patto di stabilità? Sì, glielo chiedo subito, dov'è il sindaco? Adesso appena lo individuo, glielo chiedo. Ah sì, l'ho già individuato, eccolo qua davanti. Poi, dai Salvo, lì ci rappresenti tutti, degnamente, fatti un grappino vegano, ti scalderà. Solo che poi vedete le inquadrature che fanno così, se mi prendo il grappino. Allora, adesso il sindaco sta parlando con Vito Crimi, e chi è Maglio quest'altro? Non lo so. Con Vito e con qualcun altro. Chi è, GP? No. Vabbè, appena riesco a inserirmi, gli faccio la domanda. Mi scusi sindaco, mi chiedono in chat di chiederle come vi siete comportati col patto di stabilità? Non avete avuto problemi a spendere i soldi che avevate? Allora, col patto di stabilità abbiamo avuto le deroghe e per fortuna ci sono state queste deroghe legate al terremoto, perché altrimenti avremmo avuto dei problemi grossi. Ok. Perfetto. Un altro aiuto importante, quindi quello che chiedo anche a chi siede in Parlamento è quello di, anche sui limiti di spesa del personale, di poter avere delle deroghe, perché oggi i comuni non possono fare... assunzioni di personale. Anche se i soldi ce li ha. Allora, cosa succede? Che esatto, anche se i soldi ce li ha, noi oggi abbiamo una difficoltà, nel senso che noi siamo un comune di 7.500 abitanti, che con la mole di lavoro legata al terremoto è come se fossimo un comune di 40.000. Certo. E quindi è facilmente comprensibile il fatto, certo, che con il personale che abbiamo solo, devo dire che questa cosa è stata fatta, noi abbiamo del personale aggiuntivo che ci consente comunque di... Grazie alle deroghe, ma le deroghe grazie hanno una scadenza, immagino, cioè per quanto tempo avrete la deroga? Speriamo per almeno un altro paio d'anni, ce l'auguriamo, perché altrimenti... Ma non è, non si sa, non c'è una... No, adesso visto non che, ve l'hanno detto? Ho visto che in Senato è già stato... La stabilità è già esatto, introdotto... Visto. Una nuova deroga. Interventi per la ristrutturazione edilizia scolastica. Sì, e poi ho visto che al Senato è già passata la richiesta di deroga per un altro anno del patto di stabilità e anche per il personale. Quindi, ok, quindi per tutto il 2014 siete a posto. Anche 2015. Anche 2015. Personale, quindi direi, personale, okay, direi che ci auguriamo che la Camera non modifichi questo, no. Che non le modifichi, e così insomma ci riteniamo anche soddisfatti. Bene, bene, grazie per la risposta, così è soddisfatto chi è che lo chiedeva. Ecco, lo chiedeva Beppe Verbicaro. Beppe, questa è la risposta alla tua domanda. Benissimo. Oh. Ecco, qua stiamo praticamente rientrando verso la piazza dove c'è il pullman. Io credo che per un po', ragazzi, interromperò, abbiate pazienza, perché devo andare, prima di salire sul pullman, devo fare... un pit stop strategico.
freddo. Bene, abbiamo avuto la collaborazione anche del vigile urbano che ha fermato il traffico per farci attraversare in sicurezza. E questa sì che è organizzazione. Brrr. Grazie davvero. Salvo. Ciao, ciao, salve. Ti lascia lì. Ti stanno rubando la macchina, eh? Ah, è tua, ok. Era il colmo. Era il colmo che lui scende dalla macchina. No, ma siete tutti. No, il nostro mito è la taverna. Siete tutti fantastici. Grazie, grazie infinite, grazie ragazzi. Grazie a voi, ragazzi. No, la taverna per me è un mito, scusa. Resti sempre a macchina. Possiamo proseguire. Ciao, buonasera, buona domenica. Guarda che guida lei. Grande, è sceso dalla macchina un po' grande. Sì, ragazzi, sono sicuro quando va in giro Alfano, Letta, così si fermano per dargliene quattro. Grazie, ecco. No, no, accelerano. Accelerano. Prima ha fermato il vigile, poi è sceso la macchina. Io ho convinto che volesse dire qualcosa. Sì, sì, io ho detto oddio. Sì, sì, stiamo sul marciapiede. Allora, ragazzi, cosa dite in chat? Avete visto quello che è successo? Credo si sia visto e anche sentito tutto, cioè il vigile ha fermato il traffico per farci attraversare. Uno è sceso dalla macchina e io ho detto, minchia, ma questo che vuole? Cioè, mi sono preoccupato un pochino, invece era dove Vito Crimi, no, senatore Crimi, stupendo ragazzi. Provate, signor Letta. No, salvo, la parola è grazie. Grazie, grazie. La parola è grazie. La parola più importante. La parola, la parola è grazie. Più il cuore. Esatto. Che non è quella complimenti, non esatto. È congratulazione. Esatto. È grazie. Bravi, ma grazie. Grazie. Grazie di allora, signor Letta, signor Amato, no, Amato non c'entra, cioè c'entra come, signor, insomma, tutti voi che siete lì. Fate così, andate in giro per la strada in delegazione, senza scorta, però un gruppo in modo che la gente vi possa notare come numero, 10-20 di voi. Senza scorta però, questo è importante, senza scorta. E vedete, fermate il traffico e vedete se scende qualcuno dalla macchina. Secondo me scende qualcuno dalla macchina. E vi dice anche grazie, cioè grazie per esservi fatti trovare. Col crick succede. Col crick. No, questa è istigazione a delinquere. Articolo 266 del codice penale. Scusa. Ma chi è la fa istigazione? Letta fa istigazione a delinquere? No, tu che suggerisci di prendere il crick? No, è Letta che quando apre bocca che fa istigazione. È vero, provoca, è vero. Fa delle affermazioni provocatorie. Provocato. Assolutamente. Bene, bene. Oh, scusa, ti ho fatto tremare tutto. Ho messo così. Appare tutto una... un ricordo, insomma, di un anno dal terremoto. E io quel giorno mi sono detto, tra un anno basta queste cerimonie, magari i cantieri sarebbero il segnale più bello. Ma lei fa solo cerimonie. E quindi noi abbiamo cercato di... Come tutte le persone inutili. E quindi noi cercheremo insomma di è andata anche da Mandela. Proviamo insomma, nel senso che a un anno di distanza, per carità, ci vediamo un anno, facciamo ragione. E quindi... Quindi sono libero, ok? Questo... No, questo è peccato. E quindi niente. Sono riconosciuti, lei è abbastanza. Scusi sindaco, ma lei è stato eletto in quale lista? Io sono una lista civica, però sono area Forza Italia, diciamo. Comunque lista civica. Sì, lista civica. Ok. Però. Vabbè, la nostra sfiga però, Quando mi dico. Lista la selezione non esiste. Allora, tu mi hai detto devo essere attestato. Io sono attestato, dico tutto per caso come stanno. Io guarda, non nascondo nulla. Vedi che la perfezione non esiste. Ma io l'ho sempre detto prima di conoscere questo sindaco, ho detto persino in Forza Italia c'è delle brava gente. Sono anche romanista. L'ho detto prima di conoscerlo. Anche nel PD no. Secondo me anche nel PD. Devi
devi cercare bene, devi proprio cercare, però qualcuno lo trovi anche nel PD, quindi. Sì, ci muoviamo, ci muoviamo. Andiamo avanti, avanti. Cerchiamo. Forse Italia c'è qualche bella gnocca. Perché e basta. No, no, ci sono anche bravi sindaci, dai, almeno da quello che sto vedendo oggi. Lui è l'unico che sta con noi perché lui non è legato al PD e a tutti i sistemi della provincia delle. No, e poi ha già detto una cosa bellissima, che non ti vuole più candidare. Certo. Perché l'ha fatto per un po', basta. Sì, ma no, ma lui è. Quindi, soprattutto non si vuole più candidare. Lui il sindaco. Ah sì? Ah sì? Ok. Sono le liste, va bene. Sono quelle sempre le liste truffo, quelle che diceva Beppe Grillo. Okay. Ma ti risulta o è una cattiveria che stai dicendo? Dai. No, no, no. Cioè, centrodestra, Salvo. Centrodestra. Sì, sì, sì. No, no, lui ha detto che dice non, perché io ho detto, ho notato, lui ha detto non mi ricandido come sindaco. E lui ha detto sindaco, sì, no, come sindaco, sindaco no, ma si candida alle regionali. Vediamo. Sì. Ah, sì. Sicuro. Aspetta, non mi ricordo il nome di chi è che voleva scrivere, solo che quello sulla regione è un po' incazzatino. Senti, ma quella struttura che abbiamo visitato cos'era? Perché l'abbiamo visitata? Questa? Sì. Questa era una scuola, praticamente che il terremoto già era vecchia. Che sì. Prima. Con il terremoto ha avuto dei grossi danni, adesso si vuole riqualificare sperando che per quest'altro anno si... Parte il cantiere? No, per quest'anno dovrebbe partire il cantiere, per il 20 maggio del 2014 c'è l'inaugurazione... In sei mesi? Cioè ancora non hanno neanche transennato, cioè non è partito nulla, in sei mesi vuoi fare una riqualificazione? L'ho appena detto. Ah sì, mi sono distratto. Complimenti, se lo fate fammelo sapere, perché... Cioè in Giappone le fanno queste cose, che fanno... Voglio i mondiali di calcio per riuscire a far quel che dice lui. La scuola, sì, la quella lì è stata, vabbè, da zero, no, sì, è stata fatta in sei mesi. Sì, ma è diverso, eh? Infatti è diversa la questione. Soprattutto magari sono quei moduli già preconfezionati, quindi ci vuole poco, ecco. Ristrutturare una struttura vecchia eccetera è un lavoro ben diverso. Bravo, infatti, non sono un esperto, però la mia sensazione è... No, è proprio quello il problema. Nella riqualificazione il problema è che bisogna fare dei calcoli strutturali se la struttura come messa, sì, se può essere mantenuta la struttura esistente. Ci sono vari calcoli da fare, secondo me in sei mesi non ce la fai, anche se non sono del settore, però infatti visto che a me da qualche giusto dal 20 al 29 maggio di un anno fa siamo informati bene su quelle che sono le problematiche strutturali delle case. Infatti. Visto quello che abbiamo subito. Certo. Senti, adesso che facciamo? Andiamo sull'autobus? Fare la prossima tappa? Andiamo sull'autobus, adesso gli ho detto a lui, ci fermiamo a... Andiamo in un bar, facciamo una fermata strategica? Secondo me sì, ci fermiamo a San Carlo prima? Perché dopo ci fermavamo a Buonacompo che vi facevo vedere la chiesa, quella che... Insomma, l'abbiamo vista, siamo passati da Buonacompo. Ah, siete passati sì, già? Sì, fate vedere. Quindi adesso andiamo sull'autobus, finale, quindi. Io sì. Però devo passare dal bar. Volevo fare una tappa a San Carlo veloce a vedere liquefazione invece della fabbrica. Va bene, allora, carissimi amici, abbiate pazienza. Caspita, state crescendo, mi sa che qualcuno ha sparso il link. Cioè, state crescendo alla velocità della luce, siete quasi 90. Allora, io vi dico, promettetemi di non andare via, quindi ne vedrete ancora cose interessanti come queste, insomma, delle brutte, ecco. Ah no, però non stiamo andando dove c'è l'autobus, stiamo andando ancora dritto? Come lo trova? Su Ustream. Sì, comunque se vanno sul mio blog c'è il link. Se vai sulla sua pagina Facebook trovi il link. Sì, anche. Comunque è facile. Se www.ustream.tv/channel/salvomandara. Allora, www.ustream.tv. Segnatelo. www.ustream.tv. Ustream è scritto eccolo. Ustream. Sì. Ah, ok. .tv. .tv. Sì, sì, c'è anche Paola Taverna. Qualcuno mi chiede, c'è anche chi è che me lo chiede? Me lo chiede JJJB. Puoi salutare JJJB?
JJJB, non lo sciogli lingua di prima mattina. Buongiorno, ecco. Buongiorno, ben trovato, vedo che ci segui. Guardiamo sì, bene. Questa c'è anche Paola D'Avena, ho detto sì, eccola qua. Bene, sì, viva e vegeti, in carne, pelle e ossa. Bella calda. Bella coperta. Bella coperta. Ma dove andiamo? Ah no, dove Paola entrano lì che sono. Dov'è che vanno adesso? Dove si va? No, perché io volevo. Ah, l'ideale, dei soldi. Io quando è con la decora del pino. Prego signore. Dov'è che stiamo andando adesso? Stiamo andando all'altra scuola. Sì. L'altra nuova? No, quella vecchia che è inagibile. Ah, ok. Perché purtroppo abbiamo due scuole inagibili e abbiamo dovuto chiuderle. Bisogna. Ma la scuola nuova è l'unica o ne hanno fatto due di scuole? Due scuole, una qua e una a San Carlo. Noi sempre in classe A con tutti i crismi. Come ci ha detto prima il sindaco. Esatto, perfetto. Ma meno male, da questo dramma è nata questa cosa che almeno sono. Non costano, non pesano sulla comunità. Certo. Il fatto che siano autosufficienti, non bisogna spendere dei soldi inutili per buttare energia. Non solo, ma se dovesse esserci un altro terremoto, essendo fatta bene, non crolla. Di riferimento, speriamo di no. Però. Eh no, perché già anche case normali fatte prima, ma da poco, fatte con i criteri giusti, non sono crollate. Purtroppo è così. Abbiamo preso nel passato troppo alla leggera sta cosa del terremoto. È successo, bisogna tamponare in qualche maniera, è così, c'è poco da fare, ormai è fatta. Sì. Bisogna andare avanti. Di che cos'è che state parlando? L'elettronica è meglio. Io qua con sti guanti non riesco a scorrere la chat. Leggo che Flashover dice D58, guarda, hai perfettamente ragione, l'elettronico è meglio. Solo che io non riesco ad andare indietro nella chat e non riesco a vedere di cosa state parlando, ero curioso, ma con questi guanti la chat non la scorro. Qua c'è un banchetto. Faremo sapere. Ciao Nicola, come stai? Tutto bene? Ti piace questo freddo umido? Sì. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, bene. Vostro figlio non c'è oggi? No, oggi no. Oggi no. La cosa che più mi ha colpito, non più, però mi ha colpito molto molto in positivo è che questi ragazzini di 12-13 anni, insomma così via, siano qua ad esprimere una cultura della solidarietà che francamente in tante altre parti del paese è un pochino latitante. È vero, a 12-13 anni l'idea che ci si debba impegnare per chi sta peggio, insomma, è un'idea sempre bella, assolutamente. Poi soprattutto una domenica mattina che si potrebbe stare a letto a dormire al calduccio invece di venire qua a 0 gradi è, diciamo, ancora maggior valore. Sì. Bene, vediamo così. Certo, essendo minorenni non so se è il caso di inquadrarli, eccetera, che dici? Vabbè, però un gruppo è un inizio. È un gruppo, dai, no. Ma sì. Allora, ragazzi, chi è che mi spiega cosa state facendo qui? Facendo un mercatino di solidarietà per la Sardegna. Ah, per la Sardegna. Bravissimi, bravissimi. E quindi state vendendo roba vostra che magari non vi serve più? Sì, a scuola, nella nostra scuola. Bravissimi, ma qual è la vostra età media? Quanti anni avete? 13 anni, quindi siete dalla terza media. Terza media. Terzo medio. Complimenti, bravi, bravi, bravi e brave. Anzi, siete. No, stavo dicendo quasi tutte le femmine, no, ci sono anche i ragazzini. No, ma bravi e brave, complimenti a tutti quanti, veramente. Bravissimi, bravissimi. Bravi. Ecco, quindi se c'è qualche ragazzo coetaneo, ecco, dovrebbe capire, vedete un po'. Gli chiediamo i nomi, gli facciamo per fare una presentazione? Ragazzi, dai. Dite i vostri nomi, vi presentate? Io mi chiamo Giulia. Io mi chiamo Caterina. Irene. Marco. Oddio. Il tuo nome, Bianca? Bianca. Pietro. Alice. Marta. E siete tutti della terza A? Sì. E viva la terza A, complimenti. Applauso. Bene, sono contento di aver visto dei giovani che un giorno faranno l'Italia. Esatto, bravi. Esatto. A 13 anni, bravi, con sto freddo, bravi, stanno qui, bravi, col banchetto, bravi, bravi, a vendere le loro cose. Ma avete già il contatto con la Sardegna? A chi li mandate questi soldi? Alla Sardegna
tramite la protezione civile, quindi voi tutto il raccolto viene spedito a loro. Bella, bellissima iniziativa. Complimenti, complimenti. Buon lavoro, buon divertimento e buon lavoro. Grazie anche a voi. Ciao. Caspita, che belle iniziative, ragazzi, avete visto? Stupendo, tutti i ragazzi tredicenni che hanno messo qui un gazebo. Io pensavo fosse una cosa del movimento, comunque qualcosa di politico, invece sono dei ragazzi. Dai, andiamo. Hanno messo questo gazebo qui per vendere le loro cose, sciarpe, guanti, insomma magliette. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo sul bus? Ok, io faccio una corsa che passo dal bar un attimo. Vendono le loro cose e poi i soldi raccolti li spediscono tramite la protezione civile in Sardegna per aiutare gli alluvionati. Stupendo, stupendo. Ma sono tutti bravi così gli studenti di questo paese o sono delle eccezioni questi qui? Tutti bravi, tutti bravi. Caspita, cioè a 13 anni che costo freddo si mettono lì a raccogliere i soldi vendendo la roba. Devo dire la verità che avendo vissuto un dramma come il terremoto, sono più sensibili, la sensibilità, certo, anche nei confronti di chi ha avuto la stessa tragedia è molto alta. Certo, certo, questa è una giustificazione. Me ne sono accorto anche andando in giro per l'Italia per le donazioni, sì, che erano quasi, c'era una sensibilità maggiore anche in quei territori che avevano subito... Più sono stati colpiti. Esatto. Sì, 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 questo in effetti è comprensibile, comprensibile. Grazie, stupendo, veramente. Bene, allora carissimi amici, avete visto, ho letto sull'Onesto che Letta sta bloccando la restituzione del Movimento 5 Stelle, non lo so, sì, adesso insomma devono fare la legge, la legge c'è già, devono semplicemente aprire il conto se ho capito bene, comunque poi magari sull'autobus lo chiederemo ai ragazzi, Carlo sicuramente è informato questo discorso qua, se ho capito bene, ma prendetela con le pinze, c'è già la legge, devono solo aprire il conto, sì magari stanno facendo un po' di melina, però alla fine ce la faremo. Ragazzi adesso vi saluto, chiudo la diretta e la riprendo fra pochissimo, ok? Faccio una fermata qui al bar, poi vado lì sul pullman lì in fondo e partiamo, a dopo.